Sicuramente nel primo tempo abbiamo fatto meglio nel complesso, siamo stati pericolosi sotto porta, abbiamo fatto due fasi fatte bene, anche per caratteristiche oggi magari avevamo un giocatore come più fisico davanti, quindi sapevamo che loro potevano venirci a prendere, quindi ogni tanto abbiamo alternato anche il gioco diciamo, a costruzione bassa e a costruzione lunga, l'abbiamo fatto anche bene. Sincero, partita sapevamo che era quella e l'abbiamo fatta nel migliore dei modi. Nel secondo tempo siamo partiti un po' con meno ritmo, abbiamo perso un po' di distanza, abbiamo fatto una fase di non possesso all'inizio non molto attenta, e quindi abbiamo fatto pure qualche errore in uscita, c'è stata qualche ripartenza da entrambe le parti, le squadre si sono un po' allungate, si sono perse un po' le misure e loro sono stati un po' pericolosi. Però poi, sono sincero, la squadra ha ripreso in mano il gioco, ha rialzato il baricentro e come chiaramente la partita decisa dagli episodi, brucia perché comunque la squadra ha fatto un'ennesima grande partita e quindi c'è rammarico perché poi per la classifica servono i punti e quindi è dura mandare giù, è un boccone molto amaro. Il bello del calcio è questo, che ti dà sempre la possibilità qualche giorno dopo e quindi da una parte è meglio che si gioca giovedì, spero che ci sia ancora tanta rabbia da riversare in campo e speriamo che questa volta ecco, gli episodi ci girino a favore e niente dai, cioè, ti ripeto c'è il rammarico però c'è anche da ragionare in maniera obiettiva e dire che la squadra c'ha un'identità, la squadra gioca, la squadra ha raggiunto un'idea, però poi ecco, ti ripeto, purtroppo non ti danno i punti se fai un buon calcio, ma quando vinci le partite, e noi da questo punto di vista dobbiamo migliorare.